Benvenuti, sono Luca Iannimarino, responsabile investimenti advisory di BNL BNP Paribas. Oggi vogliamo approfondire i primi due temi di investimento del 2024, introdotti nel video di dicembre, cogliere i rendimenti reali e i vincitori in un mondo multipolare. Il tema cogliere i rendimenti reali è strettamente correlato al particolare contesto tassi inflazione del 2023. Oggi gli investitori si trovano di fronte a una possibilità di scelta di strumenti potenzialmente interessanti, anche nei comparti del reddito fisso. Il posizionamento volto a trarre beneficio dai rendimenti obbligazionari reali al netto dell'inflazione può costituire un'opzione interessante anche per gli investitori più conservativi. Il tema cogliere rendimenti reali è quindi prevalentemente orientato al reddito fisso. Privilegiamo il credito societario investment grade, cioè l'alta qualità, con scadenze brevi o intermedie. E per gli investitori che detengono posizioni denominate in dollari americani, anche titoli governativi del Tesoro americano con scadenza tra 1 e massimo 5 anni. Potenziali fattori da monitorare riguardano aspetti che possono indurre le banche centrali nel 2024 a riconsiderare le prospettive di politica monetaria, come ad esempio un inatteso aumento dell'inflazione o una crescita economica che si mantenga robusta con consumi e occupazione resilienti. Il secondo tema proposto per il 2024 ha per oggetto i vincitori in un mondo multipolare. Il mondo è uscito dal periodo di 30 anni post guerra fredda, in cui gli Stati Uniti erano l'unica superpotenza globale in un mondo in gran parte unipolare. Oggi invece ci troviamo di fronte a un mondo multipolare, in cui diversi paesi si contendono la leadership politica e strategica globale. Il focus dal punto di vista economico si è spostato dalla globalizzazione verso tendenze di nearshoring, ossia il ricollocamento delle attività e servizi in paesi limitrofi. La sicurezza delle risorse strategiche è il nuovo imperativo. Rispetto ad un precedente scenario di abbondanza di manodopera, materie prime ed energia, è emersa una scarsità di tali risorse. Cerchiamo di identificare pertanto le tendenze emergenti, come settori e paesi che potrebbero beneficiare di questo nuovo mondo multipolare. Servizi e strumenti che migliorano la produttività in quanto le aziende cercano di compensare le crescenti pressioni salariali attraverso un maggiore uso della tecnologia per sostituire la manodopera. I subtemi collegati riguardano pertanto la sicurezza tecnologica, alimentare, idrica, i metalli critici per batterie e dal punto di vista regionale i paesi coinvolti nella rilocalizzazione. Il tema vincitori in un mondo multipolare è di conseguenza incentrato su varie classi di attivi di investimento, con particolare focus su azionario e materie prime. Anche in questo tema individuiamo alcuni fattori da monitorare nel corso del 2024 e tra essi sottolineerei 1. L'andamento dei costi di produzione e degli eventuali incentivi per il settore della transizione energetica. 2. Potenziali difficoltà nel reperimento di materie prime essenziali. 3. Eventuali aumenti di costi energetici che potrebbero incidere sul rendimento degli investimenti delle aziende coinvolte in questi settori. Grazie dell'ascolto e al prossimo appuntamento.